Ci sono molti modi per fare soldi e alcuni di cui potresti non aver mai sentito parlare. Alcune persone si sono allontanate dalle solite comuni prospettive di carriera per dedicarsi a qualcosa di più astratto o inusuale. Ecco 10 dei lavori inusuali più pagati. Aspettatore in fila professionista. Queste figure professionali fanno una cosa per cui la maggior parte delle persone di solito non ha pazienza, ovvero aspettare in fila. Di solito questi lavoratori sono più occupati durante i grandi sconti, come il giorno del Black Friday, oppure quando lanciano nuovi prodotti, come ad esempio il rilascio di un nuovo iPhone. Gli stipendi possono variare, ma uno di loro ha affermato di guadagnare fino a $1000 a settimana. Scaldatore di letto. Non c'è niente di peggio che andare a letto e ritrovarsi addosso delle coperte congelate. Ecco perché l'idea di assumere riscaldatori di letto professionisti sembra interessare sempre più. Una catena di hotel chiamata Holiday Inn ha annunciato nel 2010 che avrebbero iniziato a offrire sessioni di 5 minuti gratis agli ospiti. Una giovane donna russa che afferma di svolgere un lavoro simile ha dichiarato di farsi pagare da 65 sterline a notte fino a 1350 sterline al mese. Falso invitato al matrimonio. Ipotizziamo che tu stia pianificando il matrimonio perfetto, ma non hai abbastanza amici da invitare, oppure la tua famiglia non l'approva e perciò rifiuta di presentarsi. Cosa faresti? Naturalmente assumerai degli attori che interpreteranno il ruolo di amici, colleghi e parenti falsi. Una compagnia giapponese dichiara di farsi pagare fino a 127 sterline per invitato falso al matrimonio. Per la modesta cifra di 64 sterline potrete anche ricevere un discorso toccante personalizzato. Compiangitore di defunti. Può essere che il morto non si sia comportato nel migliore dei modi durante la sua vita, e sarà completamente naturale per gli invitati al funerale di non essere troppo tristi di vederlo passare a miglior vita. Per questo motivo esistono i compiangitori professionisti. Tra le altre cose, essi piangeranno, si lamenteranno e si appoggeranno alla tomba del defunto. Una compagnia inglese chiamata Rent-A-Mourner si specializza nell'industria e si fa pagare $70 per circa 2 ore di servizio. Spaventapasseri umano. Questo lavoro è esattamente come sembra, anche se non dovrete stare per tutto il tempo all'impiedi. Infatti, potrete anche sedervi e rilassarvi per un momento, ma nell'istante in cui vedrete un volatile avvicinarsi al vostro territorio, il vostro lavoro sarà quello di scacciarlo. Gli spaventapasseri umani guadagnano fino a 250 sterline a settimana. Giudice dell'odore. Queste figure professionali fanno test sull'odore delle persone, per misurare l'efficacia di prodotti di igiene come saponi, bagnoschiuma, deodoranti e colluttori. In base al prodotto che si sta studiando, i giudici possono odorare ascelle, piedi e alito, per poi infine votare l'odore con una scala che va da 1 a 10. Il movitore di iceberg. Dopo l'incidente e il naufragio del Titanic nel 1912, la professione di movitore d'iceberg è diventata realtà. L'International Ice Patrol, creata l'anno seguente e messa in funzione dalla Guardia Costiera americana, traccia la posizione degli iceberg ed individua le rotte sicure per aggirarli. Inoltre, se sarà necessario, sarà loro il compito quello di toglierlo di mezzo. Straniero professionista. In Cina esistono alcune compagnie che pagano fino a $1000 gli uomini per indossare completi e stringere le mani agli uomini d'affari cinesi, mentre ce ne sono altre che pagano gli stranieri per presentarsi a grandi eventi e fingersi delle celebrità. In Cina, infatti, è credenza comune che se degli stranieri si presenteranno ad un evento, allora si tratterà sicuramente di un evento molto molto importante. Abbracciatore professionista. Se siete disperati e avete assolutamente bisogno di riprendervi emotivamente, potete assumere un abbracciatore professionista per appunto abbracciarvi. E anche se sembra un lavoro abbastanza strano da fare, è dimostrato che gli abbracciatori professionisti, col loro servizio, aiutano i clienti con le loro vite e a migliorare la stima di loro stessi. Come abbracciatore professionista indipendente, puoi farti pagare quanto ti pare. Comunque i professionisti del settore consigliano una paga tra i 40 e i $100 all'ora. Guardatore di televisione professionista. Si tratta di un lavoro vero e proprio, anche se non è facile come sembra. Il loro lavoro consiste nell'individuare tra migliaia di show e filmati quali potrebbero essere utilizzati all'interno di programmi televisivi e di notizie. La paga, almeno secondo quanto riportato da alcuni show americani, si aggira dai 500 ai $600 a settimana.